Far vivere le emozioni delle immersioni in mare a ragazzi ciechi e ipovedenti è il progetto sostenuto dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dalla Real Casa di Borbone, che ha permesso a ragazzi non vedenti dell'Istituto Paolo Colosimo di Napoli di partecipare a immersioni in acqua. A seguire con emozione il progetto intitolato Siren, con gli occhi di Partenope, il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro e capo della Real Casa. Sono molto felice che l'Ordine Costantiniano di San Giorgio possa appoggiare questa associazione, perché è un'associazione che dà la possibilità ai disabili, oggi non vedenti, di avere delle sensazioni sott'acqua e soprattutto riguarda l'ambiente, riguarda il mare, e dunque trovo che sia una bella idea e li ho visti molto felici, contenti. Le emozioni di un ragazzo non vedente. È molto particolare percepire la vastità del mare, che è una cosa che in piscina, diciamo, non riesci a percepire. Pensi solo a te stesso, è una cosa bellissima. Carlo Molino, presidente di Vivere per Amare. Che cosa si è voluto fare con Siren? Portare sott'acqua i ragazzi disabili, in particolare i non vedenti dell'Istituto Colosimo. Scenderanno a conoscere a Baia sommersa, grazie anche alle tute donate, tutta l'attrezzatura dall'Ordine Costantiniano.